Nel nostro spazio dedicato all'approfondimento è un piacere, una gioia fare una chiacchiera con Paola Monga, coordinatrice Guardie Zoofile OIPA Piacenza. Buongiorno Paola, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno, grazie per questo spazio che dedicate a noi, grazie. Ma grazie a te, io spero di non aver sbagliato mettendo in relazione queste due storie, la storia di Jason, tra poco ce ne parlerai, e la storia di Ashiko, questo cane. Io proprio il film l'ho visto giusto l'altro giorno, film bellissimo, perché insomma Ashiko tornava tutte le volte nella zona del proprietario, insomma, diciamo così. Sì. E un po' la stessa cosa fa anche Jason. Esatto, sì, in effetti c'è un parallelismo fra le due cose. Questo è proprio l'espressione di quanto sia forte il legame che si crea tra il cane in generale e il proprio proprietario. Il caso di Jason naturalmente è un caso diverso, nel senso che qui purtroppo si sono susseguite delle vicende fortunate che comunque l'hanno visto protagonista di due distacchi successivi da due proprietari diversi e quindi noi adesso ci stiamo attivando già da un po' a cercare quella che dovrebbe essere la sua famiglia definitiva, quindi siamo abbastanza scrupolosi nella ricerca di questa famiglia perché, come giustamente accennavi prima, ogni cane ha delle caratteristiche anche ben specifiche, no? Quindi questi cani in particolare, quindi parlo delle razze tipo il pitbull, che creano quasi un legame simbiotico, no, con il proprietario, hanno delle esigenze che sono proprio anche l'espressione di caratteristiche genetiche, di una selezione che è stata fatta dall'uomo sempre, perché c'è sempre lo zampino dell'uomo in queste cose, poi chiaramente rendono anche complessa l'adozione, cioè trovare una situazione che sia congeniale a lui come a tanti cani come lui. Certo, raccontaci un po' Jason, che cane è, com'è, anche un pochettino la sua storia, visto che io leggendola mi sono un po' emozionata. Sì, allora Jason ha 6 anni, è un American Pitbull Terrier, lui è stato in pratica prima abbandonato in una casa perché il proprietario aveva subito uno sfratto, e quindi niente, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto accedere a questa proprietà e quindi il cane sarebbe stato trasferito al canile. A quel punto si era fatta avanti una persona che l'ha tenuto con sé per 9 mesi, dandogli anche, ritornando ad avere una quotidianità felice, insomma una vita, è stato per 9 mesi è stato benissimo. Poi purtroppo per un altro caso sfortunato questa persona ha avuto delle problematiche, quindi il cane è ritornato ancora, come dire, senza proprietario. Certo, ma punto, è vero che Jason si soffermava spesso al centro commerciale dove questo proprietario andava? Esatto, questa seconda proprietaria aveva proprio l'abitudine di passeggiare con lui all'interno di questo centro commerciale ed è diventato un po' l'amico di tutti, perché è assolutamente molto socievole con gli umani, quindi lui è sempre alla ricerca di attenzioni, di una carezza, di un pezzettino di brioche piuttosto che di un'attenzione. Certo. E quindi per lui è ritornare a quella normalità che ha perso, ecco. Certo, quindi magari si potrebbero anche trovare delle persone all'interno del centro commerciale che lo riconoscono e possono adottarlo, anche perché adesso Jason cerca una casa comunque. Assolutamente sì, noi stiamo valutando, perché fortunatamente abbiamo ricevuto qualche richiesta. Chiaramente, come accennavo prima, noi cerchiamo una famiglia o una persona che non abbia altri cani, perché nonostante lui all'esterno sia assolutamente socievole e compatibile, quando c'è la condivisione di risorse, che può essere anche banalmente il proprietario, lui diventa un po' possessivo, come è un po' naturale in questa razza. Beh, certo. E quindi è meglio per un... evitare difficoltà future, cercare qualcuno che non abbia cani e che abbia anche un po' di esperienza con questa razza. Infatti, e per adottare Jason cosa bisogna fare, Paola? Allora, per candidarsi all'adozione si può mandare una mail a guardiepiacenza@oipa.org, magari scrivendo una breve descrizione della propria situazione e
e poi mettendo un recapito telefonico noi richiameremo. Certo, ricordiamo anche a tutti gli amici ascoltatori che la foto di Jason la trovano anche sul nostro piacenza24.com e così possono anche leggere la storia e innamorarsi di questo cucciolone di 6 anni, però rimangono sempre dei bellissimi cuccioloni. Grazie mille Paola per averci raccontato grazie questa bella storia. Grazie, ovviamente ci cuore. Farai sapere se Jason troverà una famiglia, va bene? Assolutamente sì, con grande piacere. Grazie ancora e auguri di buon anno. Ciao. Grazie altrettanto. Grazie. Ciao ciao. Salutiamo Paola Monga, coordinatrice delle guardie zoofile OIPA Piacenza, per vedere la foto e scoprire la storia di Jason, piacenza24.it.